Ciao a tutti, bentornati. Oggi facciamo il nostro primo esercizio, il nostro primo tutorial. Ci tratterà di fare questa casettina qua. Semplice, una porta, tre finestre e vediamo come fare. Allora, prima di tutto si prende un cubo, si mette sul piano di lavoro, si danno le dimensioni giuste, che in questo caso sono la larghezza 20 e va bene, la profondità 40. L'altezza invece, basta premere qui sul pulsante bianco delle altezze, torna a 10. Adesso duplichiamo questo box, questo cubo. Non lo vedete adesso, ma ce n'è un'altra copia lì dentro. E questa copia la riduciamo di 1 mm per parte. Allora prendiamo il punto, quello nero, e tiriamo indietro di 1 mm. Quando l'abbiamo fatto, premete. Tenete premuto il tasto del mouse, premete anche Alt. Questo vuol dire che lo farà anche dall'altra parte. Vedete questo segno qua. Facciamo la stessa cosa col davanti e dietro. Con l'Alt andiamo a 38, quindi 1 mm, 1 mm. Le altezze invece le tiriamo su a piacere, giusto per far vedere che questo box interno è diverso e possiamo selezionarlo facilmente. Diamogli un materiale vuoto, selezioniamo i due oggetti, raggruppiamoli ed ecco qua i nostri muri. Adesso facciamo la porta. La porta facciamo con un piccolo arco sopra, per cui componiamo questi due oggetti. Questo va sopra quello lì e quindi lo alzo, premo la freccettina, quella che va verso l'alto, e la alzo di 20 mm, perché 20 sappiamo che è la dimensione standard del cubo. Torna lì, lo volevo solo spostare, eccolo qua. Lo spostiamo però per essere precisi uno sopra l'altro, selezioniamo i due. Premiamo il tasto L o il tasto Allinea e lo facciamo l'allineamento sia orizzontale che delle profondità. Adesso i due pezzi sono uniti, anzi sono sovrapposti, li uniamo così formano un unico pezzo e gli diamo un materiale vuoto perché mi serve questo oggetto per creare il foro porta. Adesso diamo le dimensioni giuste, la porta deve avere altezza 7, per cui premo il pulsantino bianco delle altezze, tengo premuto il maiuscolo che mi permette di dare la stessa deformazione a tutte e tre le dimensioni e vado in giù fino a che arriva a 7. Fatto questo, lo porto circa in centro alla porta. La cosa che mi interessa è che deve passare al di là del muro, dalla parte interna. Per metterlo perfettamente centrato, per allinearlo, ancora il tasto L o quello dell'allineamento. E lo metto allineato dal punto di vista delle larghezze. Qui siamo a posto, faccio una selezione di tutti e due gli oggetti, lo raggruppo ed ecco qua la nostra porta. Primo passaggio fatto. Voglio anche delle finestre. Le finestre prendo del cubo. Posso prendere un cubo diretto o, visto che so che devo sottrarlo dai muri, posso mettere già un cubo. Abbiamo già il cilindro, il cubo col materiale vuoto. Gli do le dimensioni, l'altezza in questo caso, tenendo premuto sempre il maiuscolo, diventa 4 mm. La finestra però non parte da terra, devo alzarla, la alzo tenendo premuto la freccia superiore fino a 3 mm, in modo che la quota superiore della finestra e quella della porta che era 7 corrispondano. Lo metto circa in centro. Seleziono i due oggetti e do ancora l'allineamento per essere sicuro che veramente siamo in centro. Adesso lo siamo. Prendo il mio oggetto finestra e lo duplico perché voglio, tiro via dalla linea, voglio assolutamente avere più di una. Premo il tasto duplica e lo sposto tenendo premuto il tasto shift, così sono sicuro che si muove solo sull'asse orizzontale. Adesso ho le due finestre, ne voglio una anche qua dietro. Copio questo, già che l'ho selezionata, scusate, e me lo porto dietro. Sapete che quando lo sposto lungo il piano le altezze non cambiano. Per essere sicuro però che anche questa finestra qua, a parte che la voglio far sporgere un po' di più, là. E poi per essere sicura che questa sia in centro, gli do una selezionata e col tasto allinea. Ecco, sono sicuro perché vedete che il punto centrale è grigio, ciò vuol dire che l'avevo già allineato un bel occhio. Fatto questo, selezioniamo il tutto. Ricordo che per selezionare il tutto basta fare anche CTRL A, in questo caso è più semplice, e dopo da un bel raggruppa. Eccolo qui, il risultato è il muro con tutte le aperture. Certo, non è una casa, se non ha un tetto
Ecco il nostro tettino. Devo metterlo qua sopra. Il tetto deve essere quindi alzato dell'altezza dei muri che è 10. Fatto questo, lo metto circa sopra, ma però uso sempre il mio tasto allinea. Lo allineo in fondo, questa volta qua, e in centro perché riguarda le altezze. Ora non mi resta solo che allungare il tetto per coprire tutta la casa. Premo sul pulsantino quello nero di metà larghezza e lo porto fino al margine. Visto che gli snap funzionano con la fronte, con la facciata frontale. Il tetto però in teoria dovrebbe sporgere per essere un po' più fighetto, per cui premo sempre quel pulsantino lì, allungo di 1 mm verso l'esterno, ma tengo premuto finché devo ancora mollare il mouse, il tasto Alt, mi allunga anche la parte dietro, adesso mollo tutto e quindi sporge sia davanti che dietro. Per fare la stessa roba lateralmente faccio. Eccolo qui. Ah, a volte lo snap fa di mezzo, non so perché ho notato questa cosa, per cui lo scriviamo, va 21, 1 mm dalla parte e anche questo lo sposto di là, che diventi 22 in totale, quindi 1 mm in più da una parte all'altra. A volte succede che lo snap va a mezzo, non so, non ho ancora capito perché. Questa è la casetta vera e propria, adesso però voglio farla diventare un oggetto unico. Seleziono i due, ma se dovessi farlo veramente solo premendo il raggruppa, tutto diventerebbe di uno stesso colore, o meglio, tutto diventerebbe della cosa che ho selezionato per prima. Torno indietro col CTRL Z, posso fare in modo che questo diventi un gruppo senza cambiare le caratteristiche di superficie, quindi di colore, facendo questo, andando su quello che riguarda il colore una volta che ho selezionato entrambi, e metto su più colori. Questo mi permette adesso di avere un solido unico, perché vedete che è uno, però di due colori. Per finire un piccolo giardinetto, metto un cubo qua dentro, un giardino facciamo che sia, intanto postiamolo qua che non si vede nulla con questo, grazie. Facciamolo alto 1 mm, che è già buono. Lo facciamo largo, anzi profondo 50, quindi che sporga 5 dietro 5 davanti, e lo facciamo anche largo 30, altrettanto 5 sia a destra che a sinistra. Gli diamo un coloretto un po' più giardinoso, lo metto circa lì. La cosa che devo ricordarmi di fare è di alzare tutta la casa, perché sennò il terreno mi viene dentro. Alza di 1 mm la casa, lo metto circa sotto per essere sicuro. Solito discorso, centro sia lateralmente che, ecco, sia per profondità che lateralmente. Questa è la nostra casetta. Buon lavoro, ciao ciao.